Perché abbiamo paura della morte? Questa è una domanda molto complessa e in realtà anche molto semplice. In realtà non è che noi abbiamo paura della morte, la paura della morte è la paura più profonda che l'essere umano vive. Noi abbiamo paura di tutto ciò che non conosciamo e quindi è radicato in noi questo tipo di paura. Ad esempio, io devo iniziare un nuovo lavoro e non so come sarà questo nuovo lavoro, non conosco i nuovi colleghi, non conosco l'ambiente lavorativo in cui andrò ad operare e quindi nasce questa paura. E qual è la mia paura? Quella di poter fare una buona figura nel nuovo ambiente lavorativo e non conoscendo le abitudini, non conoscendo i colleghi, ovviamente questo è ignoto, la questione mi suscita ansia, preoccupazione e così via. La stessa cosa è per la morte. Tra l'altro, la morte è la paura più profonda che noi abbiamo. È una paura che abbiamo fin dai tempi antichi, ce la portiamo dietro proprio fin dall'uomo primitivo, in un certo senso. Che poi diciamo uomini primitiva, ma credo che fossero molto più religiosi e molto più spirituali di noi. La paura della morte non è altro che la paura dell'ignoto. Noi conosciamo la vita qui, sappiamo che vita stiamo conducendo. Sappiamo che è una vita che ci dà gioia, che ci dà dolore, che ci dà la possibilità di innamorarci, come la possibilità di restare da soli, che ci dà la possibilità di conoscere il mondo intero e conosciamo anche le reazioni umane, no? Ai nostri comportamenti. Ovviamente tutto quello che è morte identifica qualcosa che non conosciamo, anche perché tanti hanno detto nel tempo, nessuno è mai tornato indietro per dirci che cosa c'è dopo la morte, cosa succede dopo la morte. Questa è un po' adesso un'affermazione da sfatare perché tra le esperienze NDE, tra le esperienze che vengono documentate e raccolte riguardo le persone che subiscono uno stato di coma e rientrano e quindi tornano, si svegliano e raccontano quello che vedono e tra tutte le esperienze medianiche della messaggistica, noi possiamo dire che cosa c'è oltre. Certamente che finché non proviamo di prima persona la situazione morte ne avremo sempre e solo esclusivamente paura. Devo anche dire che il mondo spirituale ci prepara a questo. Quando una persona è sulla strada della consapevolezza e quindi della coscienza e ha coscienza che esiste un'altra realtà che non è solo quella materiale ma è spirituale, si incammina poi anche sulla strada dell'insegnamento che arriva dal mondo spirituale. Il mondo spirituale ci ha ben insegnato anche tra virgolette come morire. Ad esempio, una cosa che ci ripete costantemente è quella di immaginare, di visualizzare, quindi di creare già il viaggio che faremo dal momento in cui lasceremo il nostro corpo al momento in cui approderemo nella quarta dimensione. Ad esempio, ci chiede anche, ci ha stimolato sotto questo aspetto, di provare a immaginare come sarà il nostro arrivo nella quarta dimensione. Ci piacciono gli ambienti marini? Allora dovremmo pensare che una volta lasciato questo corpo, approderemo su delle grandi spiagge, vedremo gli oceani, vedremo il mare. Ci piacciono gli ambienti montani? Allora approderemo, arriveremo, ci ritroveremo in mezzo a paesaggi di questo genere. Questo proprio per evitare di creare la paura in noi di questo famoso ignoto. Il mondo spirituale ci dà tante indicazioni sotto questo aspetto. Un altro aspetto per prepararci molto al cosiddetto passaggio è quello di creare delle situazioni buone nella nostra vita anche con le persone che abbiamo intorno. Ad esempio, se abbiamo delle cose in sospeso con le persone, se ci siamo allontanati da alcune persone, se ci sono incomprensioni, se ci sono queste sorte di muri che noi sappiamo mettere molto bene con gli altri esseri umani, il mondo spirituale ci dice di abbattere questi muri, di lavorare coscientemente nella produzione armonica di un rapporto, perché più noi arriviamo all'ultimo giorno, all'ultimo nostro respiro con l'armonia dentro e con l'armonia con le persone e in armonia, scusate, con le persone intorno a noi, più avremo facilità anche a lasciare questa vita e soprattutto non avremo paura di lasciare questa vita. Spesso le cose sospese, le cose che noi lasciamo in sospeso con gli altri, le cose incompiute, sono quelle che impediscono un'armonia, una serenità interiore con cui magari poter affrontare tutto quello che ci aspetta. È veramente fondamentale questo, l'armonia,
la capacità di vedere oltre, di vedere oltre anche in questo senso. Immaginiamoci il nostro viaggio nella vera vita, oltre alla vita stessa.